Renzi è stato sconfitto nel 2016 e poi di nuovo nel 2018. Non mi sembra il caso di infierire adesso, non è lui certamente il protagonista di queste elezioni, non è lui che era in gioco, ha dei risultati diversi a secondo delle diverse situazioni regionali. Mi permettete di fare un'osservazione più generale, che è questa. Io quello che osservo e che mi colpisce di più è il protagonismo dei governatori, cioè dove esiste una legge elettorale che spinge inesorabilmente a un sistema maggioritario, perché si elegge direttamente il vertice anche esecutivo, i presidenti o governatori come li si chiama, si determina un effetto elettorale completamente diverso da quello che invece c'è stato, c'è e sembra ci sarà ancora con una legge proporzionale a livello nazionale. In altre parole, avremo delle regioni e dei governatori forti, avremo ancora dei governi deboli perché sospesi inesorabilmente a dei contratti tra i diversi partiti e magari ministri scelti non in rapporto alla loro capacità, alla loro efficienza, ma per l'equilibrio interno, per esempio, al Movimento 5 Stelle, se no non si spiega perché hanno trasformato la loro rappresentanza di governo in una fiera del dilettante e chi più ne ha più ne metta. Ministri come quello dell'istruzione, come quello del lavoro, quello dell'ambiente, che o marcano visita, non si sentono, non ci sono, non fanno, o quando fanno c'è da mettersi le mani nei capelli, un po' come la Raggi a Roma. Ecco, come si fa a reggere un sistema politico nel quale le periferie, le regioni, Sono ormai forti, sono sempre quasi più strutturate. stati, confederati, sono forti, e viceversa un governo nazionale debolissimo? Allora, adesso torniamo poi ovviamente anche sulla questione